Come io ora, se voi vi confrontate in maniera veloce, vi voglio far vedere un problema strutturale del paese. Mi dica se possono essere vere tutte e due le cose. Nell'emergenza la Io politica perde la potere. dico così, adesso è molto difficile parlare in un talk show, io sto chiedendo che il Parlamento faccia una sessione dopo 20 mesi sui temi della crisi e ho detto che noi siamo pronti con le proposte, anche se il governo ci sta con delle idee su quali possiamo convergere, per un piano nazionale anticrisi, che deve essere fatto di interventi per rafforzare interventi immediati e deve essere fatto di interventi di riforma strutturale. Interventi immediati, se, certo devi partire da un presupposto comune, se diciamo che stiamo meglio di altri, siamo messi, allora non discutiamo neanche perché una crisi finisce quando si torna dove si era, 2007. Noi per tornare dove si era ci sono 5 punti di PIL, in Francia ce n'è 2,5 scarsi, in Germania 2, eccetera, perché da noi è stata partita prima, è stata più profonda. Uno dice, vabbè, quindi dobbiamo correre di più per arrivare in tempo con gli altri. Arrivi al punto No, al coi bocchini. 2010 le previsioni sono che noi corriamo meno, salvo Scajola per un punto, l'inflazione, su quale ti consiglierei di dare un'occhiata, perché noi abbiamo in questi 2 mesi un intervento, un aumento dei prezzi che non c'hanno in Europa. Allora, io dico, qui bisogna intervenire immediatamente, facendo che cosa? Ma adesso io non voglio fare l'elenco, ma è da 20 mesi che noi diciamo, per esempio, ma scusate, volete fare invece un grande piano di piccole opere? Vogliamo far partire gli enti locali, manutenzione straordinaria delle scuole, per Baco, un bisogno Ah, gli è fatto urgentissimo nel partire? paese, un grande Piano piano di scuola piccole, l'abbiamo vogliamo fatto. farlo, sul sistema liquidità Chi delle dice queste imprese, cose tu? un po' di Piano scuola soldi in l'abbiamo tasca alla fatto. gente che deve Allora, consumare. sempre con la Struttura l'abbiamo logica di fatta. fare Allora, io immediato, queste ma non fare gliele posso subito, parlare. dico. Onorevole Dopodiché però, Bocchino, sì, piano strutturalmente, bisogna infrastruttura discutere di politica 22 industriale, bisogna discutere di miliardi, noi riforme abbiamo del fatto lavoro, tutto. bisogna discutere di 22 fisco, ci miliardi. sono n cose di cui discutere. Se noi siamo l'unico, questo me lo Scajola non puoi negarlo. Perché conosci un po' tu, anche tu, come viaggia il mondo, e gli Stati Uniti, la Germania, Arrivi, l'Inghilterra. Noi onorevole, siamo perché siamo. l'unico paese che i primi 2 mesi dell'anno non ha parlato in Parlamento di queste cose qua. Onorevole Bocchino, Noi era abbiamo parlato di stato. protezione civile e di processi brevi e di legittimi impedimenti. Questo è Lei ha mai avuto innegabile. la Questo è il sensazione che problema. all'interno del Dell'auto suo sono venuto a partito si parlare alla Camera. sottovalutasse la questione sociale? Assolutamente no. Innanzitutto la crisi. Noi la crisi non l'abbiamo inventata noi, né Scajola, né Berlusconi, né io, né la maggioranza. È una congiuntura internazionale, l'Italia ha reagito meglio di altri paesi, ma lo dico. No, ma lo dicono i fatti. No, Lo ma dico di posso parlare? ma ragazzi, Posso ma voi Berlusconi vi dà la testa, ragazzi, ma i numeri sono posso numeri, ma parlare? non si può. Tocca all'onorevole Bocchino, Io non so se concludere. Bersani, Prego. ha conoscenza del fatto che nella vicina Inghilterra è fallita una banca, lo Stato è intervenuto con i soldi pubblici per salvare dal fallimento questa banca. Dopo che l'ha salvata, Diciamo che le banche italiane è sono fallita di nuovo soltanto. la stessa banca, per dirti. Quindi pensa come stanno messi in altri posti. Scajola ha detto i dati della disoccupazione, sono quelli, non li potete negare, il 10% la media europea, il 20% la Più Spagna, gli ammortizzatori che l'hanno l'8,5%. Posso sposta. parlare? Posso Insomma, parlare? diteci Posso parlare? cifre giuste. 22 miliardi di euro, non so se ve ne siete accorti, per le infrastrutture. Dice, rifacciamo ripartire le piccole opere. 22 miliardi di euro. Che dobbiamo fare di questo? Siete coscienti? Ma Ma stai posso dicendo parlare? cose? Guarda, Ma parla pure, posso parla parlare? pure, tanto che Posso ognuno parlare? può dire qualche Il cosa. più grande investimento, Diciamo, questo è il bello della trasmissione. Il più grande, 22 miliardi di Ma euro sì, per le infrastrutture. nel 2010 abbiamo 22. meno Ma fai parlare? 10% di investimenti Ma sul i numeri 2009. assoluti, è un Controlla da aumento Tremonti. percentuale una Controlla da smetta. Tremonti. Questo è il dato. Nervosismo. Ma che nervosismo, Ascolta, ma non no, si può. non giochiamo sui numeri, onorevole Bocchino, il 22 punto miliardi è, di euro alle sì, che però infrastrutture. possono essere anche in meno, perché dipende. Il piano Il casa, che può punto è, fare da sì, da volano volano per all'economia, l'economia. vi siete messi di traverso, vi siete messi di traverso. Volete la il più grande era il investimento, record del scusi, mondo. Floris, il più grande investimento Record del mai mondo. fatto per gli ammortizzatori sociali, l'ha detto correttamente la dottoressa, l'abbiamo fatto noi. È vero che si perdono posti di lavoro, ci dispiace, è una congiuntura internazionale, solo che ci sono gli Allora, i ammortizzatori soldi sociali. delle No, voglio regioni finire su alcune cose. Quali soldi ammortizzatori delle sociali, regioni? specifico Le regioni fanno le feste di paese, le vostre regioni, e i No, falsi vanno corsi, i soldi per e gli i falsi corsi di ammortizzatori, formazione sono professionale. soldi delle Sulla regioni quelli politica lì. Oltre che industriale, degli non puoi imprenditori e fare dei lavoratori. Posso dire, Arrivi al punto sulla della.